La scorsa edizione di Pro Evolution Soccer per Nintendo Wii aveva trasformato una serie da molti considerata sul viale del tramonto, introducendo tali e tante innovazioni da renderla ben diversa dai normali prodotti calcistici, attraverso un concept nettamente diverso dai soliti schemi ed in grado di fornire una visione d'insieme per certi versi unica nel suo genere. L'accoglienza del popolo Nintendo verso il prodotto Konami fu molto calorosa, ma furono inevitabili alcune critiche, legate ad alcune mancanze in termini di possibilità offerte, che il titolo non riuscì a colmare rispetto alle versioni per altre piattaforme. Il progetto degli sviluppatori era però ancora lontano dalla perfezione e suscettibile di diversi miglioramenti, che non sarebbe stato possibile includere già dall'esordio. Come i giocatori della passata edizione ben sanno, il gioco utilizza l'accoppiata Wii Remote in un chuck in maniera assai singolare, e se all'inizio tutto ciò potrebbe lasciarvi spiazzati, presto ogni cosa assumerà connotati ben definiti, risultando molto semplice ed immediata. Premesso che i comandi base si dividono in offensivi e difensivi, una volta apprese tali tecniche potrete imparare un numero decisamente elevato di combinazioni, che vi permetteranno di sfruttare tutti i fondamentali del calcio e le abilità tecniche alla base di qualsiasi grande calciatore, per un totale di oltre 40 combinazioni differenti. Si va dal semplice movimento nello spazio alla corsa continuata, dal passaggio al cross, dal pressing al posizionamento difensivo e relative azioni quali contrasti ed interventi in scivolata, passando per una serie di importanti comandi che vi consentiranno di marcare l'uomo, calciare corner e calci di punizione davvero fuori classe, lanciarvi in dribbling degni del giovane testimone Lionel Messi, oltre a tutta una serie di altre doti tecniche spettacolari ed assolutamente necessarie da apprendere, specialmente quando inizierete a confrontarvi con squadre di alto profilo, in livelli di difficoltà superiore. All'interno di questo contesto, il puntatore del Wii Remote serve per muovere i propri calciatori posizionandoli all'interno del campo da gioco, attraverso la pressione combinata del pulsante A insieme al movimento da compiere. Mentre invece il pulsante B è utilizzato per effettuare diversi tipi di passaggio e per effettuare un tiro mirato verso un punto preciso dello specchio della porta. Oltre a ciò, è possibile effettuare delle marcature a uomo e operare una serie di altri comandi dedicati prevalentemente al gioco offensivo. A Nunchuck sono invece affidati compiti quali il raddoppio delle marcature, il dribbling controllato, le finte, il tiro standard e tanto altro. Descritto così, il sistema di controllo potrebbe apparire complesso, ma vi assicuriamo che la maggior parte delle azioni accennate sono più facili da realizzare che non da descrivere. Rispetto alla precedente edizione, vi sono stati miglioramenti in ogni reparto. Dal punto di vista offensivo, il controllo del pallone risulta ancora più convincente, così come appaiono ben sviluppate alcune delle abilità introdotte come il dai e vai, fondamentale per tagliare in due le difese avversarie, il triangolo con passaggio di ritorno alto, il velo e il già accennato tiro mirato, giusto per citarne alcune. Decisamente migliorata la gestione della parte difensiva, che in passato aveva mostrato alcuni problemi. Il raddoppio di marcatura avviene ora in modo preciso, così come la copertura degli spazi da parte di quei giocatori situati in zone nevralgiche del campo. La grande novità di questa edizione va però attribuita alla possibilità, una volta attivata una marcatura uomo, di poter procedere all'anticipo, attraverso la semplice pressione del D-pad. Pro Evolution Soccer 2008 ebbe il grande merito di proporre, a livello di controlli, un'esperienza appagante, immersiva ed inedita, ma forse non tutti i giocatori si erano dimostrati pronti a beneficiare di un gameplay così originale. Proprio per questo, l'edizione 2009 aumenta le possibilità dell'utente, grazie ad una configurazione secondaria basata sull'utilizzo del Classic Controller, che di fatto rende il tutto nettamente più tradizionale. Se è pur vero che questa edizione Wii di Pro Evolution Soccer 2009 ridefinisce molte delle dinamiche sportive a cui tutti eravamo abituati, rispetto alla già ottima passata edizione vi è da segnalare la conferma di tutte le modalità precedentemente disponibili, alcune delle quali presenti in esclusiva per Wii, oltre ad alcune nuove opzioni. Si parte ovviamente dall'utilissimo tutorial, che in modo semplice e piacevole permetterà di apprendere tutti i comandi di gioco, fino ad arrivare alla possibilità di disputare la UEFA Champions League, in partite singole o come intera competizione, decisamente appagante e ricca di fascino. Confermiamo inoltre la già ottima Champions Road, notevolmente ampliata ed approfondita, in cui sarà possibile sviluppare anche le strutture e persino i propri Mii, attraverso il solito accumulo di punti esperienza con cui migliorare le singole caratteristiche tecniche, cui si aggiungono le altre numerose modalità quali il campionato, la coppa, il campionato master e la modifica. Tale introduzione, assente in precedenza, farà la gioia di tutti coloro che amano districarsi nell'editor ed appare estremamente utile per operare tutti quei ritocchi a livello estetico e tecnico sui calciatori, correggendo anche piccole imprecisioni del gioco ed andando a ottimizzare le rose delle squadre o eventuali licenze mancanti. Modificando nomi, loghi, divise e tutta una serie di altri parametri, le possibilità di personalizzazione appaiono quindi molto elevate e ben gradite. Proseguiamo la nostra carrellata con l'immancabile opzione che permette di salvare i replay dei gol più belli e l'allenamento libero.
Segnaliamo anche la presenza della modalità online, che attraverso il servizio offerto dalla Wi-Fi Connection permette di giocare fino a 8 giocatori, 4 per ciascuna console. Le nostre prove in tal senso hanno dato esito molto positivo, dimostrando una solidità di connessione decisamente apprezzabile. Dotato di un'intelligenza artificiale sontuosa, Pro Evolution Soccer 2009 su Wii rappresenta una dimostrazione di come dovrebbero essere sviluppati i giochi destinati all'ammiraglia Nintendo, ed in generale può essere considerato come un eccellente titolo calcistico. Beneficiando dell'esperienza del recente passato, Konami non cerca semplicemente di aggiornare il proprio prodotto, ma lo confeziona esaudendo quasi in pieno le richieste di tutti gli appassionati che avevano creduto nel progetto iniziale. A livello tecnico il gioco mostra gli unici reali difetti. Graficamente siamo a livelli dell'edizione PS2, con solo una piccola ottimizzazione di alcune animazioni, ma per il resto è forte la sensazione che si sarebbe potuto migliorare anche in tal senso, soprattutto per quanto riguarda il pubblico, decisamente datato, oltre che per compenetrazione e texture. Nonostante tutto, i modelli poligonali appaiono generalmente ben riprodotti e la somiglianza dei calciatori risulta molto evidente, se non per alcuni casi isolati, che restano comunque modificabili tramite editor. La fluidità dell'engine poligonale risulta ottima e riesce a gratificare quelle azioni spettacolari che riuscirete a costruire puntando tutto sulla vostra visione di gioco, senza dimenticare i sempre simpatici Mii, ancora una volta ben implementati anche a livello di interazione fisica. Pregevole il comparto sonoro, con alcune occasionali incongruenze nella telecronaca, che comunque si attesta su un buon livello grazie alla qualità del commento operato dal duo Pardo Altafini, note voci del panorama Sky. Piacevole le musiche dei menu, mentre i cori dei tifosi non sembrano particolarmente ispirati. Prova a saltare il portiere. E c'è gol del pari. Tirando le somme, la sensazione di immersione dovuta alla possibilità di attuare qualsiasi azione a livello tecnico e tattico, nei limiti delle caratteristiche dei giocatori, risulta immensa e consente al gioco di proporre numerosi contenuti di qualità. In virtù di questi motivi, il prodotto Konami risulta superiore alla precedente edizione sotto tutti i punti di vista, nonché al di sopra degli standard attuali in termini di pura giocabilità e divertimento. I pochi difetti segnalati non influiscono minimamente sull'elevata qualità di Pro Evolution Soccer 2009, che in ogni suo elemento mette in luce il proprio potenziale, mantenendo le promesse fatte da Konami e candidandosi seriamente come uno dei migliori titoli disponibili per Wii. Si sa che lo sport è un allenamento al sacrificio e alla costanza, ma questa volta lasciate che sia solo uno splendido divertimento e non ve ne pentirete.